Porta documenti da ufficiale ex Germania Est, Repubblica Democratica Tedesca. Interamente in pelle, è un cuoio vulcanizzato, ossia è corrugato leggermente per renderlo più resistente. L'odore che emana è la tipica concia dell'Est, dolciastra, vecchio, vecchio tipo. Ha una sezione in cui si sgancia in questa maniera, ottone, metallo. L'ossido è facilmente rimovibile, dovuto alla permanenza in magazzino, questa parte verdastra è un po' d'ossido. Solido, robusto, ben cucito. All'interno troviamo i marchi di produzione, interamente in cuoio. Porta penne, porta matite, porta gomma da cancellare, una cinghietta di ritensione, un bottone automatico che lo sgancia, plexiglass trasparente, materiale plastico trasparente. Questa in cotone potrebbe avere delle macchiette dovute al tempo che è stata in deposito. All'interno troviamo la cinghietta, la tracolla di trasporto, anche qui piccole macchie sull'ottone che si rimuovono facilmente. Questa viene agganciata in questi due anelli in questa maniera. Si può regolare tramite la cinghia la distanza. A soffietto, l'apertura come avete visto è totale e all'interno trova spazio per un altro divisorio, questo credo in materiale sintetico, questo invece è in pelle, il resto è tutto in pelle.